Catania, via Giolitti 36, Roma, che è il presidente del gruppo Trenitalia, sì. Egregi dottori, parravicini e fratesi, a nome dell'amministrazione di Trenitalia vi invio vivissime felicitazioni. Ci auguriamo di rivedervi presto a bordo dei nostri treni Eurostar. Allora, aspetta, cominciamo nell'ordine. Da allora, dal professore dell'università, caro Fratesi, non più mio allievo prediletto per non avermi invitato al suo matrimonio, le invio comunque felicitazioni vivissime. Poi, dal professor Rex Godby dell'Università di York. Traduco dall'inglese. Dal professor Rex, sottolineo. Caro Guido, la soleggiata York, pioveva sempre, ricordiamo una cosa, non è più un posto bellissimo da quando l'hai lasciato. Per favore, caro Lessi, torna indietro a giocare con me nel parco. Marianna, egregio dottor Rex Parravicini, a nome del Ministero della Ricerca Scientifica e dell'IRFN le mando vivissime felicitazioni. Mittente Letizia Moratti. Ai nuovi sposi che hanno tradito la nostra bella metropoli a favore della vita di provincia, auguro ogni bene di fare ritorno al più presto nella nostra grande Milano. A tutti voi il mio più cordiale saluto, Gabriele Albertini. Ma qui si torna sul politico, traduco ancora dall'inglese, dal presidente della Repubblica Islamica dell'Iran. Caro dottor Fratesi, il nostro benvenuto scientifico nella guerra santa è contro il grande Satana. Congratulazioni per il suo matrimonio, sfortunatamente cattolico. Dal presidente George W. Bush, Casa Bianca. Caro dottor Fratesi, possa Dio illuminare la sua mente e farle fare passo indietro nella sua collaborazione con l'Iran e raggiungerci invece con noi nella guerra contro il demonio. Ci aspettiamo, attendiamo con la sua moglie dottoressa Parravicini alla Casa Bianca. Questo è bello. Andiamo nel Texas. Con cagnolino. Marianna, in questo giorno in cui mi si spezza il cuore, voglio farti sapere che ti amerò sempre e comunque disperato 76. Caro Guido, anche se da oggi dovremo vederci clandestinamente, sappi che la mia porta per te è sempre aperta. Mittente affettuosa 79. Cari sposi, consentitemi di farvi gli auguri per il vostro matrimonio e di ricordarvi che, più grande entro il 2006, potrete usare il telefono di 1000 euro messo a disposizione dal nostro governo. Forza Italia, Cavalier Figlio. Cari sposi cittadini italiani, la nostra Repubblica è orgogliosa di voi e per questo vi chiede di assumervi le vostre responsabilità nei confronti della Costituzione. Suppongo si alluda al fatto della fondazione sul lavoro e ancora vivissime felicitazioni per il vostro matrimonio. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.
venerabilis fratres ac dilecti fili, salutem et apostolicam benedictionem. Benedict Domine et respice, de celis super ant conjunctionem, et digniris mittere benedictionem tuam super os coniuges. In tua benedizione permanent, in tua voluntate persistant, in tuo amore vivant. Dominus Deus onnipotens benedicat umpleatque benedizione in vobis, et ideatis filio tuo per centrorum, us per insertiam in quarta generationem, et progeniem et ad adaptatam per benedizione. Finiamo della nuova G. Siamo gli amici più intimi che non erano riusciti a venire, però. I treni non avevano.